even get to cause. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi sono qui per presentarvi un test mod e anche una novità che è uscita. Finalmente è uscito il Moro, diciamo aratro fatto da Ago Modding. Devo dire che ha delle, vorrei dire, ottime texture, e penso che posso ben dirlo. Abbiamo veramente dei bei dettagli e anche delle belle movimentazioni che magari altri aratri sicuramente non hanno. Come potete vedere, abbiamo anche un po' di parti scure, Moro Raptor in realtà. Vedete anche proprio il telaio, come è fatto addirittura. Non c'è una via di mezzo. Volevo vedere tutti i bulloni dentro, sì, si vedono. Devo dire, veramente fatto un ottimo lavoro. Abbiamo una bella struttura, un bel pistone idraulico con il suo distributore, eccetera eccetera, e tutto quello che gli va dietro. Abbiamo delle belle ale. Io personalmente avrei messo magari un po' più di usura, però penso vada benissimo così. Si vede comunque a fine ala il pezzo, diciamo, che fuoriesce, più piccolino, che comunque ha un colore più forte rispetto a quello centrale, ecco. Quindi usura comunque ce n'è, però insomma non c'è mai quella lucentezza dell'acciaio o del materiale che comunque viene usato, di un aratro proprio appunto usato, che è consumato, quindi che viene via proprio il colore. Comunque qui ho avvicinato un altro aratro giusto per farvi vedere una cosa. Intanto vi faccio vedere un po' di movimentazione. Ultimamente con il tasto X, adesso è andato giù tutto, non guardate perché, per il perché è andato giù tutto. Comunque, ok, col tasto X vedete, allora le ruote si tirano su, cioè senso adesso si chiudono, in teoria prima adesso si prepara, diciamo, per la rattura. Quindi premendo il tasto, stranamente mi fa questo tiro, prima non lo faceva, ve lo dico già, ma sarà perché sono sotto. Sa che le andava in Cina il suo elevatore qua. Oh là, finalmente si presenta come deve essere. Discorsi con il servatore, bisogna che vai da Tony a farlo sistemare, che se una canetta che spissa l'olio e non va sull'olio. Comunque praticamente si gira, si porta in posizione, praticamente si mettono in posizione anche le ruote come vedete, e si sposta un po', vedete, in questo modo qua, eccolo qua. Bene, poi una volta premete la V, lo abbassate e potete partire per la vostra arattura. Uno dice, ma non va sotto tanto bene, si alza un po', eccetera eccetera. Ecco, come appunto si può regolare nella realtà, si può regolare anche la profondità. Ecco qua, che ci va sotto tutto. Così appunto come nella realtà, magari se uno ha una terra magari un po' troppo dura, ecco, un trattore che magari non tira tanto, o un aratro magari un po' grossetto, ecco che magari, oppure comunque non vuole andare tanto a fondo, ecco che lo tira su. Lo tira praticamente su un po', adesso così è su tutto e così è su giù tutto. Diciamo, dà veramente una bella differenza, perché una momenti le, diciamo, sono praticamente quasi fuori, e l'altra devo dire che va sotto, insomma, abbastanza. Ecco il giochetto del fatto magari delle X, ecco, ve lo dà magari quando movimentate, vedete, se dopo andate a ritoccare lo tira su, perché magari va a disturbare un po' quello che è l'uso normale del magari del sollevatore del trattore, ecco. Quindi insomma può essere anche per questo, oppure anche perché non viene tirato su, quindi va prima tirato su e poi potete fare le varie operazioni, se no vedete, tocca a terra, disturba il sollevatore, eccetera eccetera. Comunque devo dire che è veramente un bel aratro, fatto bene, con delle ottime movimentazioni. E sì, appunto, è il bello di questo fatto è poter, diciamo, andare a regolare la profondità
della rattura, come appunto si fa d'altronde nella realtà, ecco. Quindi vi ho fatto anche vedere che se non lo tirate su, fa quello scherzetto là, che dopo va un po', si sfalda un po' il suo evatore, ecco. Così lo regolate, trighete, dopo tirate su e lo girate, lui si gira perfettamente senza nessun problema. In sella l'altro non ha errori. C'è anche la versione in modo realistico, basta scaricarla dal sito. Avete praticamente addirittura i quattro link vi hanno messo, quindi meglio di così non si può. Devo dire che è veramente un bel aratro, non pesa neanche tanto. Ho visto questo, almeno a parte che questo 9,26 comunque non ho visto pesi eccessivi, sebbene comunque sia un aratro che penso abbia una struttura abbastanza pesantina, almeno a vedere un po' così. Penso che abbia il suo peso, non so quanto pesi perché sinceramente non l'ho mai visto in realtà, però posso dire che una bella manciata di quintali sicuri ce li ha, ecco. Comunque veramente belle le movimentazioni, le rivediamo un attimo giusto per completezza. Una volta che si parte dite qua voglio andare proprio sotto, tirare su proprio a crea, e ora giù tutto e avanti. Bene, direi quindi che commendamenti e complimenti all'autore. Vediamo se farà una V2 con miglioramenti. E non so se abbia il dirt, almeno per ora l'ho usato un po' anche per provarlo, però non ho notato sporcamenti strani, quindi in teoria il dirt non ce l'ha. Adesso non guardate come aro il fatto che giro con l'aratro giù, insomma è solo per mantenere diciamo la corsa, se no andavo su al capannone e dopo sul serio altro che Tony, mi tocca mai in presedie. Comunque tenetevi forti, vi do una notizia, tenetevi forti, tra poco si parte la grande con Vassilato Map. Domani tardo pomeriggio dovrebbe uscire il video e penso per domenica avete anche il download, ecco, dovrebbe esserci. Bene, direi che anche per questo video è tutto, aspetta che mi tiro via un po' dal polverone e niente. Ciao a tutti, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi, commentate e ciao a tutti, alla prossima. Ciao ciao!